Allora, proprio parlando di giovani, no? Si parla di investire sui giovani, abbiamo parlato di Mian per esempio a Varese, che è stato preso da Varese, pagato anche, che in questo momento non ha ancora chiaramente esordito o anche sì in Serie A, indifferente, secondo il tuo punto di vista è il caso anche a questo livello di investire monetariamente sui giovani di questo tipo, oppure secondo te è un discorso un po' troppo a rischio per le casse di una società andare a investire fior di soldi per giovani che dopo possono anche magari finire nel nulla, nel dimenticatoio? Beh, insomma, qua abbiamo diversi casi lampanti su questo. Budin ad esempio è stato un caso eclatante negli anni passati, però ripeto, in questo momento, questa stagione a mio avviso poteva essere, ma anche l'anno scorso, che comunque io l'ho fatta a Firenze in condizioni disastrose, e che se non ci si faceva male a gennaio il miglior giocatore, forse con una squadra di ragazzini che però vedo con piacere giocano adesso in Lega 2, perché Patrizio Velli ad esempio è uno che gioca quasi 20 minuti in Lega 2 con Reggio Emilia, perciò vuol dire che bisogna avere un po' di coraggio. Credo che quest'anno poteva essere l'occasione buona già per cominciare a gettare le basi. Non a caso Mian, adesso hai fatto il nome di Mian, è uno dei giocatori, diciamo, dei talenti migliori che ci sia in Italia. Credo che forse lui, piuttosto che stare in panchina e allenarsi con i campioni, ovviamente Childress, Galanda e via dicendo, giocare magari 15 minuti in B1 per un ragazzo del 92 potrebbe essere più o meno come l'esperienza che ha fatto l'anno scorso Spangaro, esatto. Ideale per lui. Però ripeto, queste cose bisogna farle in tempi non sospetti e soprattutto a tavolino, ed essere coerenti poi nelle scelte. Sì, perché c'è anche tra l'altro una questione che purtroppo dobbiamo rimarcare, ma non purtroppo. A Trieste c'è un grande bacino per quello che concerne il settore giovanile, il vivaio, ci sono due società, una su tutte, l'Azzurra, che sforna continuamente atleti e cestisti di buon livello. La questione è sempre quella, probabilmente il livello dopo sempre si attesta attorno alla C1, al massimo alla B2, eventualmente. La questione è proprio quello scarto in avanti, quel salto in categorie importanti come possono essere la B1, Lega 2, eccetera. Forse ancora, ripeto, non per demeriti delle società o della società o degli allenatori, però per una situazione proprio di humus, di materiale umano sostanzialmente, probabilmente adesso non riusciamo ancora ad avere giocatori nostrani capaci di stare in una categoria come la B1 e la B2, forse, non so cosa ne pensi. Sai, io so che per esempio l'Azzurra dà dei giocatori in doppio tesseramento a varie squadre cittadine, mi sembra Muggia e anche altre, San Vito. Il problema è che purtroppo si va troppo dietro al dio risultato. Certi giocatori, faccio l'esempio della vicina qui, Slovenia, Croazia, Serbia, cioè ragazzi a 16 anni giocano già in Serie A, ma giocano con situazioni che magari l'anno prima hanno giocato magari in una lega minore, però già di sostanza, dove si confrontano con gente più forte, e questo riporta a migliorare. Giocare in C2 con giocatori che hanno 40 anni secondo me non è proprio il massimo del miglioramento. Allenarsi va bene, però poi bisogna dimostrare in campo, e questo, la dimostrazione è un esempio eclatante quello che sta facendo, ripeto, Reggio Emilia, che quest'anno tutti la davano come retrocessa perché è una squadra giovanissima e loro hanno saputo trovare la chimica e sono la terza forza del campionato. Questo è un esempio che andrebbe seguito e valorizzato anche in altre situazioni, diciamo, e perché sono convinto che in campionati minori ci sono tanti giocatori che possono giocare anche a livelli più alti, bisogna solamente conoscere e avere il coraggio di capire qual è il giocatore giusto in quel contesto, tra l'altro. Beh, scivoliamo verso la fine della trasmissione, parliamo un po' del possibile futuro. Anzi, proprio palla di vetro,
in quella situazione particolare proprio che si era già prefigurata mesi fa. Tu eri anche presente a quella riunione con i vertici della Provincia Trieste e con altri, tra altre realtà imprenditoriali locali e non, dove si è parlato della questione soldi, finanziamenti. La Cegas che ha confermato di dimezzare il proprio investimento nella pallacanestro e puntini puntini, nel senso si aspettava qualcuno che bussasse alla porta per rinvigorire un po' le casse della pallacanestro. Al momento le sensazioni, perché i silenzi vogliono dire tutto e niente, i silenzi possono essere positivi, nel senso non stiamo lavorando per voi sotto pelle, come anche però preoccupare. Una sensazione, perché non si può, naturalmente non abbiamo la palla di vetro, abbiamo appena detto, però una sensazione. Sì, permetto di dire presente non perché ho intenzione di comprare Paese Trieste, ma perché un gruppo esterno mi aveva chiesto di monitorare un po' la situazione. Sicuramente la sensazione è quella che l'ha detta, mi sembra, il commercialista presente, che per la prossima stagione mancheranno i 500.000 euro che mette la Cegas. Poi, ripeto, non lo so se poi magari reperiscono 1 milione di euro, però queste sono cose che la società o sta lavorando per conto loro oppure stanno zitti perché magari non ci sono novità, però credo che prima o dopo ormai la squadra dovrebbero comunque esporsi, comunque dire qual è la situazione, perché in teoria, come dicevi prima, potrebbero anche pensare al futuro del prossimo anno, però in questo momento giustamente se degli input delle società non partono, fare anche castelli in aria, negativi o positivi che siano, non ha senso, perché dopo è chiaro. Chiusa finale, sabato, Trieste andrà a Trento dal tuo amico Diablo Esposito. Che partita può essere? Hai appena detto che Trento è una situazione un po' così particolare, Trieste viene un po' sulla spinta di queste 3 vittorie, quale può essere la chiave di volta della partita? Beh, sicuramente la rabbia che metterà in campo Trento, perché dopo mi sembra 3 sconfitte consecutive vogliono riprendere il cammino. E sarà sicuramente un banco di prova, ma di maturità anche per la squadra di Bernardi, per vedere se queste 3 vittorie li hanno guariti un po' da quella situazione che si era prefissata prima della stagione. Però ripeto, Trento in questo momento ha delle grandi ambizioni, è una società nuova, sicuramente è una società a livello economico molto solida. È sicuramente Esposito, non è l'Esposito che avevo io da giocatore, ma è totalmente più cambiato. Mi ricordo che mi diceva razionale, più hanno perso qui la Coppa Italia, il mattino alle 8 hanno fatto allenamento, dico, hanno fatto loro, perché tu non avresti mai fatto. Infatti è cambiato, cresce anche lui, matura anche lui, matura anche lui. Benissimo Dario, io ti ringrazio infinitamente della presenza. Io rinnovo l'appuntamento per martedì prossimo, sempre con Aperitivo Stoccanestro, alle ore 18:15. Un ringraziamento da Raffaele Baldini.